Buona giornata, buon inizio di settimana cari amici di Padre Pio TV, questo è Just Today come ogni giorno in diretta con voi fino alle 10. Questa giornata la vogliamo declinare come abbiamo detto nella nostra anteprima nel segno della speranza perché uh, questa uh, virtù teologale che sarà uh, principalmente oggetto del giubileo, il prossimo giubileo che... Papa Francesco inaugurerà la notte di Natale, giubileo ordinario. Questa virtù è fondamentale per la vita dei cristiani, ma anche, potremmo dire, per la vita di tutti i giorni. Lo spunto per parlare della speranza, per iniziare anche, potremmo dire, a gettare le basi eh, su quella che poi sarà una riflessione più approfondita che evidentemente nei prossimi mesi ci coinvolgerà in vista del Giubileo e a partire dal tema della speranza è la figura che oggi la Chiesa pone alla nostra attenzione, Maria Maddalena, che Papa Francesco in una eh, catechesi del 2017 eh, dedicata proprio al tema della speranza è stata definita apostola proprio di questa virtù dunque parleremo di Maria Maddalena, questa grande santa apostola della speranza con Don Giovanni Frisenna, direttore dell'Ufficio Liturgico della Diocesi di Foggia Bovino che ci aiuterà a capire i tratti della speranza di uh, Maria uh, Maddalena, ma parleremo anche di speranza a partire da una pubblicazione del professor Francesco Del Pizzo, docente di sociologia e dottrina sociale della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica di Napoli che ha pubblicato un volume riguardo proprio al tema della speranza questa volta però declinato attraverso alcune eh, caratteristiche proprie ehm, della vita di tutti i giorni come la pace il creato la cura di sé il matrimonio dunque ehm, mettetevi comodi perché sarà una mattinata davvero intensa a partire proprio da questa virtù così importante voglio ricordare il nostro numero di telefono whatsapp 331 737 80 per inviarci i vostri contributi eh, video, foto che condivideremo nel corso di questa eh, mattinata. Il primo contributo ci viene, eh, pregherei la regia, eh, direttamente dal Sagrato della Chiesa di eh, Santa Maria delle Grazie che eh, in questa mattinata di eh, luglio inoltrato, ovviamente anche a causa delle temperature che sono eh, ancora molto alte, ma già da questo pomeriggio come abbiamo ascoltato, da le previsioni meteo ci sarà una riduzione in vista poi eh, di un abbassamento un po' più sistematico che avverrà dal fine eh, settimana, questa mattina eh, ospita davvero poca poca gente, dunque eh, ovviamente anche un periodo di ferie, eh, tanti sono Uh, al mare e dunque è importante uh, ricaricare le pile dello spirito e um, questo accade ogni fine settimana, principalmente in estate qui a San Giovanni uh, Rotondo con la Fiaccolata Mariana, ma anche con la Domenica, la Pasqua della settimana che vede salire sul Gargano tantissimi pellegrini. Uh, questa mattina, come facciamo all'inizio di ogni settimana, vogliamo anche fare un po' un remind, ricordare quelle che sono le nostre principali eh, piattaforme eh, che in qualche maniera eh, aiutano anche la nostra attività eh, editoriale a partire dalla nostra eh, pagina Facebook, ma eh, più in generale vi consiglierei Reggiano, rimaniamo su questa immagine eh, perché ehm, ho parlato dei pellegrinaggi del sabato e della domenica, ecco questo è il portale eh, potremmo dire fondamentale da cui trarre tutte le informazioni per organizzare il proprio eh, pellegrinaggio. È il sito internet convento santuariopadrepio.it dell'ufficio accoglienza eh, pellegrini che ehm, è un po' il contenitore di tutte quelle iniziative del santuario che eh, di volta in volta vengono pubblicizzate, come eh, ovviamente a partire dal perdono del gargano, ne abbiamo parlato in maniera diffusa il mese scorso, ma anche la fiaccolata Mariana, le visite guidate, come prenotare i sacramenti e come ehm, in qualche maniera far pervenire venire anche la propria presenza attraverso quello che poi è il momento dell'accoglienza nei luoghi di San Pio con la liturgia che viene organizzata ogni qualvolta un gruppo registra ufficialmente la propria presenza. Facciamo una rapidissima carrellata prima di andare in pubblicità di quelle che sono appunto le nostre eh, piattaforme con la nostra pagina Facebook Padre Pio TV eh, attraverso la quale potete eh, seguire principalmente i momenti di preghiera ma anche tutta la nostra programmazione e poi mh, per finire la nostra pagina YouTube che mh, è il posto attraverso cui potete rivedere in integrale tutta la nostra programmazione e tanto altro in tempo reale oltre a partecipare ovviamente alle nostre liturgie, le liturgie del santuario. Detto questo allora andiamo in pubblicità, facciamo una breve sosta di qualche minuto e poi continuiamo il nostro Just Today. Ed eccoci ritornati in diretta, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, cari amici, siamo eh, appunto in diretta come ogni giorno con il nostro programma Just Today, lo saremo fino alle 10 dal lunedì al sabato. Dunque vi voglio invitare ancora una volta a far pervenire eh, i vostri scatti, gli scatti dal luogo da cui ci state seguendo, perché no anche i video al nostro numero di telefono WhatsApp 331 737 8033, state vedendo il numero in sovrimpressione grazie alla regia di Roberto Viscio e Vito eh, Ciavarella, abbiamo raccontato, dunque e magari riusciamo anche a far rivedere regia l'immagine che ci viene in diretta dal sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie di questo tempo favorevole l'estate che è utile non solo a ricaricare il fisico ma anche evidentemente lo spirito e San Giovanni Rotondo da questo punto di vista è davvero un'eccellenza come si direbbe perché la figura e la spiritualità di Padre Pio continua ad attrarre tanti che magari in vacanza sul Gargano o in Puglia o di ritorno eh, dalla Puglia si fermano qui su questa montagna sacra per ehm, partecipare alle celebrazioni eucaristiche principalmente eh, domenicali eh, e perché no anche recarsi in visita dinanzi alle spoglie mortali di eh, San Pio da Pietrelcina. Mentre Facciamo delle brevissime e rapidissime previsioni meteo che eh, vedono la nostra città dopo giorni davvero eh, di calura eh, fortissima, davvero temperature molto molto alte, respirare un po', e come abbiamo ascoltato anche dalle previsioni meteo in apertura di puntata, già da questo pomeriggio l'aria dovrebbe ulteriormente rinfrescarsi sperando che arrivi la pioggia tanto desiderata che perché ce n'è davvero tanto tanto bisogno. E allora adesso come eh, di consueto a quest'ora voglio andare dall'altra parte dello studio perché è pronta la eh, collega Maria Pia Picciafuoco con le prime e ultime notizie di eh, giornata, l'ultima ora eh, relative appunto a ciò che sta succedendo in Italia, ma soprattutto nel mondo. A te Maria Pia, buongiorno eh bentrovata. Ben trovato a te Leonardo, noi siamo stati quasi profetici l'altra settimana perché ogni volta che ti davo la linea stando appunto dove tu sei ora e, e cercando di capire bene i tuoi aggiornamenti sapevamo che bisognava andare a guardare verso Occidente, un Occidente rappresentato dal paese più importante ancora, non solo della Nato, ma l'economia comunque più potente del mondo. Gli Stati Uniti e nel fine settimana, devo dire, una collega italiana aveva anche previsto che ieri sarebbe arrivata la notizia, la collega Giovanna Botteri della RAI. Ieri è arrivata la decisione di Joe Biden di ritirarsi dalla corsa verso la Casa Bianca. Come sapete, si vota a novembre e come il Corriere della Sera vi fa vedere, eh, ci sono dei sorrisi in arrivo. Un grande sorriso è quello della vicepresidente, ovviamente, è una foto d'archivio, Kamala Harris. Ma non è affatto scontato che sia lei a correre contro Donald Trump. Andando per ordine voglio subito dirvi che Biden ha scritto è stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. Prometto di rimanere in carica sino alla scadenza del mandato. Come sapete l'avvicendamento avviene il 20 gennaio, in questo caso 20 gennaio 2025, con le imponenti manifestazioni a Pennsylvania Avenue che rendono appunto Washington veramente ancora più affascinante di quello che è. Parlerò più dettagliatamente, ha aggiunto, aggiunto Biden, della mia decisione alla nazione nel corso della settimana. Quasi quasi citavo Donald Trump perché immediatamente, invece, lui con una prosopopea che sembrava aver accantonato in queste settimane ha dichiarato che sarà anche più facile battere il candidato democratico. Eh, qui vedete tantissimi corrispondenti, ovviamente, dalle varie testate le più importanti c'è eh, per noi anche da ricordare e qui appunto eh, con immagini di repertorio oh, scorriamo appunto tra eh, i vari momenti importanti di tutta questa lunga presidenza oltre che i momenti recenti come quello dell'incoronazione di Donald Trump a candidato ufficiale per il partito repubblicano pensate che in queste ore la nostra Europa ha voluto immediatamente rendere omaggio a Joe Biden, quasi come fosse un lutto, veramente eh, un po' sconcertante vedere che dopo un semplice annuncio di ritiro ci siano già tutte queste dichiarazioni. E un grazie in particolare molto caloroso è arrivato dall'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky dice che Biden è stato fondamentale per il suo incrollabile sostegno, ovviamente si parla di questi ultimi due anni che hanno fatto seguito all'invasione russa. Ma ehm, come è andata? Cioè, lui si sapeva che era in ritiro nella sua casa anche a causa del covid. Avevamo tutti visto delle sue gravi defiance. Ecco, possiamo anche vedere eh, attraverso la CNN, appunto come eh, anche prima, eh, che eh, c'era un'atmosfera di trionfo nel, eh, nello staff di Trump proprio per un continuo rincorrere di voci che eh, mettevano di fatto, i bastoni tra le ruote a una prosecuzione di eh, Joe Biden come candidato per i democratici. Però nella sua casa ha chiamato, sembra sabato scorso, i due eh, più stretti consiglieri dal punto di vista strategico, chiedendo informazioni sui sondaggi. Possibilità di vittoria praticamente inesistenti, e quindi ancora una volta eh, si rivela fondamentale proprio l'aiuto di chi eh, sostiene eh, una figura politica che è in primo piano. Se eh, i numeri due. Numeri tre, eh, dal punto di vista dello staff, non sono schietti, sono guai per tutti. In effetti, si sono perse alcune settimane perché tutti gli osservatori oggi dicono: era dal 27 giugno scorso, quando ci fu il primo faccia a faccia davanti ai media che Biden ha dimostrato di non reggere un certo ritmo serrato che eh, le contestazioni dello sfidante gli avevano imposto. Sicuramente, appunto, Biden, per però è in grado di proseguire e terminare questo mandato con onore. La decisione su chi sarà il nominato per sfidare Trump verrà presa eh, tra qualche settimana, perché? perché non si può evidentemente anticipare la Convention Democratica che è prevista nella seconda metà di agosto. I soldi della campagna, altro elemento chiave perché si era tutto bloccato nelle ultime settimane, ora il eh, conteggio è immediatamente salito. Di nuovo, pensate in poche ore decine di milioni di dollari sono a disposizione di chi sarà il candidato. In teoria Kamala Harris, comunque come vicepresidente, potrebbe già disporre di quel denaro per la sua campagna elettorale contro Trump, però su questo oh, si vedrà, insomma, quanto il soggetto, il, i suoi equilibri, i suoi rapporti con il Partito Democratico facciano um, la loro parte. Insomma, ancora una volta caro Leonardo ci sarà da aggiornarci quasi ora per ora. Ci sarà da aggiornarci Maria Pia perché stiamo parlando di una prima volta e dunque eh, le prime volte hanno bisogno ovviamente anche eh, di alimentarsi di quell'ora per l'ora, minuto per minuto, che poi aiutano un po' ad avere il quadro della situazione ben più chiaro. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme e continuiamo allora con le ultime notizie. Allora Maria Pia a te la parola. Sì, eh, andiamo subito molto velocemente ha due elementi di cronaca molto diversi ma molto sorprendenti, anche qui quasi un unicum, un giornalista a Torino è stato aggredito da militanti di estrema destra così per la sua semplice presenza. Identificate due persone di, di casa Pound, tutta la nostra solidarietà al cronista Andrea Jolie che stava filmando un evento dei militanti in strada ma si era trovato, ripetiamolo, per caso, voleva semplicemente fare il suo lavoro. Mentre dal punto di vista della cronaca, bensì giudiziaria, è molto importante quello che ha motivato la Cassazione per ipotizzare una nuova attenuante rispetto a una, eh, pena, eh, una pena inflitta, stressato dal Covid. Dunque la Corte di Cassazione sostiene, è un caso di un infermiere che uccise la sua compagna, che occorre rifare il processo perché ehm, è possibile ammettere come attenuante appunto questo oh, elemento legato alla prolunga al prolungato stress da Covid. Quindi, mi sembra importante segnalarvi questo. Poi, l'evasione di tre detenuti dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, immediatamente il commento dei sindacati. È disfatta del sistema e invece con qualche secondo in più eh, vi parlo di una notizia che non fa parte eh, delle più importanti secondo il mainstream ma invece è da rilevare. Il Corriere della Sera attraverso un approfondimento di Luigi Ferrarella ci dice e ci parla anche della novità dell'arresto di un narcos che trasportava cocaina con i velieri è Natalino Grasso e dov'è la novità? Il tesoro è in bitcoin. Dal suo appartamento a Cernusco sul Naviglio gestiva gli affari con la cocaina in viaggio via mare da Sud America. Dunque hanno in comune 400 kg di cocaina sbarcati in Spagna provenienti dal Venezuela e addirittura una tonnellata di cocaina sequestrata un mese fa nelle acque della Martinica dagli incursori della polizia francese, all'abordaggio di un altro veliero sempre partito dal Venezuela. Un appartamento c'è in comune da 9. 200 euro al mese a cernusco sul Naviglio, quindi una placida cittadina nel Milanese, da cui, in cui c'è appunto l'appartamento dal quale il 57enne Natalino Grasso, originario di Novara, muoveva navi, equipaggi, logistica di queste spedizioni intercontinentali quasi più ancora del fermo d'urgenza eseguito dall'antidroga del GICO, della Finanza e della Procura Distrettuale Antimafia di Milano, c'è appunto questo sequestro di un portafoglio di criptovalute di 400.000 euro. Anche qui una novità che purtroppo pensiamo non resterà l'unico caso a tempo. Grazie Maria Pia, ci risentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti, adesso però non abbiamo assolutamente dimenticato il contributo di Fra Italo Sant'Agostino relativo al Santo del Giorno che poi è anche un po' l'architrave della puntata odierna perché tra poco ci collegheremo con i nostri ospiti e parleremo di questa tematica della speranza a partire anche dalla figura... Che la Chiesa oggi pone alla nostra attenzione. Fra Italo ci dice qual è. Bentornati, Pace Bene. Oggi, 22 luglio, ricordiamo Santa Maria Maddalena. Ascoltiamo. Apostola degli Apostoli, si deve a Tommaso d'Aquino il titolo riconosciuto a Maria Maddalena il cui nome deriva da Magdala, il villaggio di pescatori di cui era originaria, sulla sponda occidentale del lago Tiberiade. Di lei racconta l'Evangelista Luca. Gesù andava per città e c'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Maria Maddalena compare nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù, quando lo accompagna a Calvario ed è presente ancora quando Giuseppe d'Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro. Ed è lei che dopo il sabato corre ad avvisare Pietro e Giovanni scoprendo l'assenza del corpo del Signore. Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, Maria Maddalena rimane in lacrime. Scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù ma non lo riconosce. Pensa sia il custode del giardino e quando lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e lo andrò a prendere». Gesù allora la chiama per nome e le consegna una missione «Non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò quindi ad annunziare ai discepoli: Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Maria Maddalena è un personaggio veramente molto famoso del Vangelo, che in un modo o nell'altro ha catturato l'attenzione eh, di tanti, tanti fedeli nella storia. E non solo: ma chi era questa donna? Spesso ci è presentata come una peccatrice. Eh, ma qual è il peccato di Maria Maddalena? Onestamente dalla scrittura non si riesce a capire. Ebbene, però, Maria Maddalena invece è presente in tanti momenti molto importanti che sono detti chiaramente, come per esempio ai piedi della croce, luogo dove non si trovava invece la presenza dei discepoli tranne uno perché erano fuggiti e hanno avuto paura. Lei no. Ed è proprio a lei che Gesù appare risorto molto, molto prima di essere apparso ad altri, che forse per le nostre logiche lo meritavano di più. Ecco, Maria Maddalena eh, nel Vangelo ci viene presentata come una donna coraggiosa che amava tantissimo Gesù. E il suo peccato che fine ha fatto? Vedete, qui è proprio la logica di Dio. Dio dimentica il nostro peccato e non ne rimane traccia. Possiamo scavare nel Vangelo quanto vogliamo, ma del peccato di Maria Maddalena quasi non c'è traccia. Invece dell'amore di Maria Maddalena, lì è rimasta tutta la traccia, tutta la bellezza e tutto il profumo. Dio fa così nella nostra vita. Quando noi confessiamo il nostro peccato con pentimento, lui perdona completamente, quello non esiste più e rimane solo l'amore, quello che ci infiamma e quindi tanto vale spendere molto di più sull'amore e veramente aumentare questa grande forza che da Dio stesso ci è donata ma che ha bisogno del nostro lavoro per poter diventare sempre più grande e sempre più forte. Maria Maddalena c'è maestra in questo e noi la preghiamo. Maria Maddalena prega per noi. Una figura importante, eh, come ci ha detto Fra Italo, auguri anche a coloro le quali portano il nome di Maddalena, Maria Maddalena, perché sappiamo essere un nome molto diffuso in Italia. Ma cambiando argomento, e a proposito anche di eh, festeggiamenti, per certi versi, questa mattina, anche se con un giorno di ritardo a motivo del nostro non essere in onda eh, di domenica, vogliamo far giungere i nostri. Auguri più fervidi a questo frate minore Cappuccino che vedete nel nostro, eh, inquadrato nel nostro Ledwall. Eh, chi non conosce Padre Raniero, canta la messa, cardinale frate minore Cappuccino, predicatore della casa pontificia che ieri ha compiuto 90 anni. E dunque, eh, le immagini che state vedendo sono tratte dalla pagina social ufficiale della Curia Generale dell'Ordine dei Frati Minori eh, Cappuccini, dove Padre Raniero risiede. A Roma, con la celebrazione eucaristica che eh, c'è stata eh, ieri e con eh, anche alcuni scatti che lo ritraggono insieme al ministro eh, generale dell'ordine, fra Roberto eh, Genuin, eh, in questa giornata di festa che. È una giornata di festa anche ehm, per via del Santo eh, che la Chiesa ieri celebrava a San Lorenzo da Brindisi, pur essendo domenica comunque è una figura di spicco dei eh, frati minori eh, cappuccini. Padre Raniero è nato il 21 luglio 1934 a Colli del, Tronte, ordinato, eh, del Tronto, ordinato eh, sacerdote nel 1958 e nominato predicatore della casa pontificia nel 1980. È dunque sono più di 44 anni che le parole di padre Raniero risuonano eh, non solo nei luoghi frequentati eh, dai pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco, che lo ha anche voluto annoverare nel collegio cardinalizio, ma anche nelle case di tutti quanti noi. Chi non ha mai non ha ascoltato una volta le parole di padre Raniero canta la messa. E allora padre Raniero ha poi voluto ringraziare i tanti che hanno voluto fargli pervenire gli auguri per questa. Uh, lieta ricorrenza attraverso un video pubblicato uh, sulla uh, pagina appunto che vi citavo della Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini. Ascoltiamo insieme Padre Raniero. A tutti quelli che hanno mandato auguri, preghiere, <coughs> desidero far giungere il mio grazie, sentito, la mia benedizione. So che in tanti avete partecipato con me, vi siete uniti a ringraziare il Signore con me ora non posso nominarli tutti, ma a ciascuno dico grazie di cuore. Eh, e vi faccio vedere anche la, la benedizione del Papa che ha, si è degnato di mandarmi per questa occasione e auguro anche a voi di arrivare a questa età e ad altre con l'aiuto di Dio. Grazie Emozionato padre Raniero, tanti auguri di buon compleanno anche da San Giovanni Rotondo. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, facciamo qualche minuto di sosta e poi avremo in collegamento il nostro primo ospite di giornata. Parliamo di speranza, dunque, come abbiamo detto in apertura di uh, puntata, oggi proviamo a gettare le prime basi anche relativamente all'appuntamento giubilare che ci vedrà concentrati proprio sul tema della speranza a partire dal prossimo mese di dicembre. E allora vorrei uh, partire con il salutare il professor Francesco Del Pizzo, docente di sociologia e dottrina sociale della Chiesa presso la sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli. Buongiorno professore, bentrovato e grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'ospitalità. Speriamo una terra per una comunità della pace, il titolo dell'interessante pubblicazione. Stiamo vedendo la copertina in onda con la prefazione dell'arcivescovo di Napoli, eh, don Mimmo eh, Battaglia. E dunque, parlando di eh, speranza e volendo anche accennare al tuo lavoro, professore, partiamo chiedendoci a quale speranza deve tendere l'Italia, l'Europa, il mondo, in vista anche di questo appuntamento così importante del giorno giubileo che è anche poi una chiave di lettura del tuo lavoro? Sì, eh, sperare prima di tutto è una, un dovere soprattutto in questo, in questo tempo, in questo tempo di, di crisi, eh, dai venti di guerra che soffiano, ma soprattutto anche che producono morte e producono morte anche alle porte di catastrofi è importante che ci sia un progetto di speranza che equivalga anche a un progetto di, eh, di pace e eh, siamo, viviamo in una complessità una complessità che lascia poco spazio a volte alla speranza ma proprio perché lascia poco spazio è necessario costruire speranza e pace a partire da un impegno forte che sia quotidiano che sia incessante e che eh, interpelli le nostre coscienze nel nostro agire ogni, ogni giorno e faccia della pace, della speranza non un sentimento astratto ma uh, un programma, un programma uh, di vita, un programma, uh, delle nostre, un programma politico delle nostre, uh, delle nostre attività, delle nostre iniziative. Del nostro essere eh, buoni eh, cristiani e onesti cittadini, per usare così una famosa espressione di San Giovanni Bosco. E in effetti sì, San Giovanni Bosco è anche un maestro da questo eh, punto eh, di vista. Nel tuo lavoro tu parli anche dei motivi della speranza, di alcuni motivi di speranza, per citare un virgolettato, tra cui la solidarietà con l'ambiente, con la natura, con la casa eh, comune, che eh, appunto come diciamo sono presenti nel lavoro ma anche eh, in maniera un po' più ampia, ovviamente nel magistero di Papa eh, Francesco. Allora ehm, sulla scia ehm, degli insegnanti di Papa Francesco tu hai citato Don Bosco ma anche di quello che tu hai scritto all'interno eh, del eh, tuo eh, lavoro chiediamoci come è possibile trasformare anche quelli che sono i segni dei tempi è una espressione eh, che eh, ovviamente ci rimanda al concilio eh, e che eh, è davvero molto eh, importante eh, oggi sottolineare in vista anche di quelli che possono diventare dei segni di speranza Beh, eh, come dicevamo, eh, sperare oggi è, è necessario. Eh, è importante sperare nonostante, nonostante, nonostante tutto. Eh, e nonostante ciò che noi viviamo, nonostante diciamo, le avversità che ciascuno di noi può vivere, nonostante le guerre, nonostante eh, i morti innocenti. E proprio per i morti innocenti, per le vittime innocenti delle guerre, delle crisi climatiche, delle migrazioni forzate. Proprio per rendere, eh, per rendere giustizia eh, bisogna, bisogna è necessario sperare. E ci sono dei segni di speranza. Questi segni di speranza che sono dentro l'agire di ogni, di ogni cristiano, dentro la coscienza di ogni cristiano. Un cristiano non può non, eh, non sperare il magistero ce lo insegna ma le scritture prima di ogni altra cosa eh, ce, lo, eh, ce lo insegnano bisogna eh, sperare perché sperare vuol dire vivere senza speranza non c'è vita e senza speranza smettiamo anche di sognare e smettiamo anche di costruire quei segni necessari che ci fanno intravedere eh, un futuro che possa essere più luminoso soprattutto per i, nostri, per, i nostri, per i nostri figli. La Chiesa, le comunità cristiane sono foriere di speranza, sono fari di, di speranza. Laddove si piange, laddove eh, c'è povertà, laddove c'è angoscia, c'è disperazione, il cristiano, il cristianesimo, le comunità cristiane e dei credenti diventano la possibilità. Di poter costruire ancora luoghi non solo di speranza, ma soprattutto di progettazione e luoghi dove è possibile ridare dignità, quella dignità perduta ai nostri fratelli, alle nostre, alle nostre eh, sorelle. Dal sogno al segno, questa è spesso l'espressione che. Eh, Don Mimmo Battaglia, l'arcivescovo, di Napoli, che ringrazio per aver contribuito a questo volume con la sua prefazione, eh, è l'espressione che spesso lui utilizza. Le comunità cristiane sono dei segni eh, che trasformano le nostre coscienze in possibilità di riscatto e in percorsi possibili di speranza e anche di eh, dignità, soprattutto di dignità. Ed è fondamentale allora, anche in base a quello che tu ci hai detto, che è necessario cambiare paradigma per certi versi, anche una visione diversa di quella che deve essere la lettura di quelli che abbiamo definito essere segni dei tempi che possono diventare dei segni di speranza. C'è bisogno, eh, professore, di una rivoluzione della speranza. Mi ha molto colpito questo eh, passaggio che in qualche maniera poi eh, rimanda e eh, porta, vuole portare anche a ehm, compimento quel tema tanto caro a Papa Francesco dell'ecologia integrale. Ritorniamo un po' indietro nel Magistero del Papa, la Laudatosia eh, nove anni fa, eh, più o meno, eh, quando il Papa in quella lettera parlava di questo. Uh, passaggio epocale che deve esserci, l'ecologia integrale, un tutt'uno integrato. Ecco, mh, come possiamo allora uh, declinare la speranza nel segno dell'ecologia integrale? Diciamo che l'ecologia okay. integrale si, uh, si, nutre di, si nutre di speranza. Uh, perché ha a che fare col, uh, con lo sviluppo, con la promozione integrale dell'uomo, della, della persona e delle sue relazioni fondamentali, quelle relazioni che sono alla base della speranza e dell'agire di, uh, di ogni uomo di ogni, e di ogni donna. Quelle relazioni fondamentali che sono le relazioni con, uh, con Dio, fondamentalmente, dalla quale poi discende ogni altra relazione, la relazione con se stessi, la relazione con la società, la relazione con il, eh, il, il creato. I segni dei tempi oggi sono segni complessi e noi dobbiamo abitare la complessità di questi, di questi segni di, del mondo eh, che come dicevamo all'inizio sono segni di guerra, eh, sono segni di conflitti, sono segni di, di povertà e sono segni anche di, di, di divisione, di grande divisione all'interno delle comunità, di divisioni nazionali, di divisioni internazionali. Siamo più che eh, in un uh, mondo che cambia semplicemente, siamo in un cambiamento d'epoca, ci ricorda Papa Francesco. E allora proprio in questo cambiamento noi dobbiamo agire come, come cristiani ricordandoci che la nostra è una missione, la nostra è una missione di pace e per costruire la pace dobbiamo essere donne e uomini di pace. Non solamente ecco, sperarla, ma concretizzarla certo. con i nostri stili di vita. E per chiudere, Scusate. allora professore, ehm, abbiamo citato il Giubileo e dunque eh, questo può diventare questo anno di grazia kairos per utilizzare un termine come dire più che azzeccato direi da questo punto di vista il giubileo ci deve insegnare a sperare ma ci deve ricordare anche direi che la speranza in qualche maniera possiamo e dobbiamo costruirla noi con le nostre mani con le nostre azioni con il nostro quotidiano sì noi siamo il papa utilizza spesso l'espressione dell'artigiano, cioè la figura dell'artigiano. Dobbiamo essere artigiani di pace e in questo caso dobbiamo essere artigiani di speranza. Eh, la speranza non è cosa diversa dalla costruzione della, della pace, ma la speranza è anche un progetto e laddove c'è un progetto c'è bisogno che si metta su un cantiere per riprendere anche l'immagine uh -huh. sinodale che i vescovi nel, durante il cammino sinodale tutti quanti abbiamo utilizzato, l'immagine dei cantieri. E allora noi dobbiamo costruire un cantiere di pace e di speranza allo stesso modo, tenendo conto di un'indicazione forte e chiara che viene anche dal Magistero sociale. Costruire la pace nell'ottica della speranza vuol dire rendere il nostro mondo più giusto, rendere il nostro mondo meno diseguale, dare a tutti la possibilità di essere pienamente uomini e pien pienamente donne nella propria dignità di persona. E, eh, questo significa anche riflettere sulla condizione della politica oggi nelle nostre società, <coughs> nella, anche in Italia dove alcuni progetti politici sembrerebbero minare l'unità, la coesione eh, nazionale e dove sembrerebbe ecco, apparire all'orizzonte la possibilità di una divaricazione sociale ancora più forte in questo caso la speranza è un dovere che tutti insieme dobbiamo eh, costruire, progettare e costruire in insieme. Allora ricordiamo, speriamo una terra per una comunità della pace edito da eh, Nerbini con la prefazione dell'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare l'autore, il professor Francesco Del Pizzo, docente di sociologia e dottrina sociale della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica di Napoli. Grazie professore, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie per l'ospitalità, grazie per l'ospitalità. Grazie. Buona giornata a tutti. Buona giornata anche a te, professore. Andiamo in pubblicità e poi ancora insieme. Ed eccoci tornati insieme, dunque, in questa mattinata dedicata alla speranza vogliamo. Uh, concentrarci sulla figura un po' di riferimento di giornata uh, Santa Maria uh, Maddalena che Papa Francesco ha definito in un'udienza uh, del 2017 nel contesto del ciclo di catechesi dedicate alla speranza proprio come apostola di questa virtù. E questa mattina vogliamo parlarne con uh, Don Giovanni Frisena, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Foggia Bovino che ci aiuterà un po' a capire questa caratteristica potremmo Dire così di Santa Maria Maddalena. Nel frattempo, buongiorno e bentrovato Don Giovanni, è sempre un piacere averti con noi. Buongiorno a te Leonardo, buongiorno a tutti i telespettatori, anche per me è un grande piacere. Allora, ehm, a proposito di speranza, ecco, ehm, lo abbiamo anche ascoltato ehm, quando abbiamo riassunto un po' la biografia di eh, Santa Maria Maddalena, una peccatrice ehm, del cui peccato nel Vangelo non c'è traccia. E dunque ehm, perché diventa questa donna peccatrice, appunto, una delle protagoniste di primo piano, di punta addirittura nella diffusione del Vangelo? Credo proprio che tutto dipenda da quella parola che tu hai utilizzato, una peccatrice che è stata perdonata. Ecco, di lei il Vangelo di Marco ci dice che è stata liberata da sette demoni, diciamo, quindi da una condizione di male che attanagliava tutta la sua vita. Ed è forse per questo che l'Evangelista Luca ci dice che si mise al seguito di Gesù mettendo a sua disposizione tutti i suoi averi, ma anche a disposizione un po' del suo seguito, quindi degli apostoli, della prima, della prima comunità cristiana. Ma Maddalena è essenzialmente con lei che fa un'esperienza forte della Pasqua, della risurrezione, anzi potremmo dire che, che è la prima. Mm -hmm. Grazie a lei nel mondo si diffonde il messaggio che Gesù è risorto, perché la Pasqua è un avvenimento potremmo dire segreto, che intacca la vita di Gesù, c'è bisogno, di chi lo annuncia, di chi diffonde ecco, nel mondo questa, questa bella notizia. Perciò la sua figura è legata essenzialmente a quel primo giorno della settimana, ricco di quella novità che ha segnato la storia del mondo. Ecco, Maddalena non è una donna di facili entusiasmi. Vive di amore per Gesù, del desiderio di Lui, lo ricerca. Della prima che va al sepolcro, pensare che va al mattino presto perché. Ecco, vuole nuovamente incontrarlo, seppur credendo di trovarlo morto. E poi arriva lì e non lo trova. E proprio per questo è la prima anche a mettere in giro questa voce: che forse il suo corpo è stato trafugato. Perché così dice quando va dagli Apostoli a chiamarli, a invitarli ad andare con lì al sepolcro. Ma nonostante, ecco, questa, questo pensiero prettamente umano, perché si dice in un luogo di morte. E non trova il corpo, il corpo del Signore. Maddalena è una donna ostinata, caparbia, perché si ferma lì e si uh -huh. mette alla sua ricerca, anche se la sua sofferenza potremmo dire la blocca un po' perché la rende un po' incapace di riconoscere Gesù. Tanto che, come, lo sap come sappiamo, lo, lo ascoltiamo anche nel Vangelo di oggi, di questa festa: lo scambia per un giardiniere. Uh -huh. Tutto cambia però quando Gesù la chiama per nome. Maria. Ecco, è bello che prima di noi Dio stesso si occupa della nostra vita. Ecco, quando noi lo cerchiamo, lo, lo desideriamo in maniera profonda, Egli ci rialza, ci chiama per nome, ci fa smettere di piangere, ci viene in qualche modo a liberarci. E perciò Gesù non si lascia in qualche modo ingabbiare da questa, da questa ecco, nuova relazione. Con Maria, per questo la manda a portare un annuncio. Ecco, San Tommaso la definisce apostola degli apostoli. È un termine un po' strano, una definizione un po' particolare per una donna, perché lei è colei che deve dare l'annuncio della risurrezione di Gesù a coloro che poi andranno nel mondo a dire che lui è risorto. Ma Papa Francesco aggiunge, non è soltanto apostola degli apostoli, come accennavi prima, è anche apostola della speranza, cioè ci dice che nell'ora del pianto e dell'abbandono Gesù ci chiama per nome. Sappiamo che ogni qua volta Dio chiama per nome compie una nuova creazione. Ecco, pensiamo alla Genesi, alla prima, alla prima pagina della Bibbia. Dio disse sia la luce e la luce fu. Un po' questa scena del Vangelo si ricalca attorno a questo brano della scrittura. Potremmo dire che Gesù dice Maria e Maria è. È nuova in maniera nuova, e dunque, il Suo pianto, la sua tristezza, la sua sofferenza si trasforma in gioia. E Maria, da apostola della speranza, ricorda a ciascuno di noi ecco, che anche nei luoghi di morte, nei vari sepolcri della nostra vita, il Signore viene a chiamarci per ridonarci nuovamente vita e rinnovamento. Per questo è bello chiamarla proprio con, questa, con questo nome che gli ha voluto dare il Papa. Apostola della speranza. E in effetti è una figura importante, straordinaria. A noi, poi, che piace la liturgia a Don Giovanni, sappiamo che ehm, la giornata odierna, eh, da memoria obbligatoria, è stata trasformata in festa. Voler dare un ulteriore, come dire. Uh, un'ulteriore importanza, se mai ce ne fosse Niente. bisogno, diciamo, anche attraverso diciamo, l'azione liturgica a questa figura che Papa Francesco uh, tiene in grande, grande uh, considerazione. Tu hai, hai detto degli aggettivi, io ne aggiungo altri due, ovviamente prendendoli da Papa Francesco, uh, relativi a Maria Maddalena, fedeltà e sana testardaggine. Ecco, sono un po' uh, due uh, aggettivi di cui probabilmente anche noi dovremmo appropriarci. La testardaggine però in maniera sana e qui magari puoi aiutarci tu un po' a capire quale può essere la sana testardaggine e la fedeltà che ovviamente non stiamo a spiegare. Sì, questi sono due aspetti che caratterizzano in maniera forte la relazione di Maria Maddalena con, con Gesù. Ecco, è fedele, eh, cioè non ha paura di recarsi in un luogo che è un luogo apparentemente di morte eh, per incontrare un defunto. Non ha paura perché lei è mossa dal desiderio di Gesù. La sua vita, potremmo dire, Maria Maddalena è una delle poche che sta anche sotto la croce. Dobbiamo mai ecco, dimenticare che gli altri apostoli se ne sono scappati. Lei con Maria Madre di Gesù e l'altra Maria e Giovanni restano sotto la croce. Dunque potremmo dire un po' che la sua vita è morta con Gesù sotto la croce, per proprio per questo può risorgere con lui nel luogo ecco, della risurrezione, in quel giardino di Pasqua. E dunque la fedeltà di Maria Maddalena dice a ciascuno di noi di non aver paura della sofferenza, di non scappare dalla croce, di non aver paura di recarci al sepolcro, perché proprio chi è fedele ha la possibilità di vivere questo passaggio. Dalla morte alla vita insieme a Gesù. Ma poi c'è ecco, l'altra caratteristica che tu dicevi con un termine un po' forte. Ecco, vive questa sana testardaggine. Molto bella quest'altra uh -huh. immagine che, che ci consegna Papa Francesco, perché ci ricorda in qualche modo che Maria insiste nella sua ricerca del Signore, però ricercandolo non si accorge che in realtà è già lì, come dicevamo prima. Insegna perciò anche a noi che bisogna avere nella fede e nella speranza testardaggine, cioè di sapere osare, di saper andare oltre, eh, non ci deve importare di guardare in qualche modo un'apparenza che sembra contraddire quello che invece la fede e la speranza vogliono dire accanto a noi. Lei supera ciò che l'apparenza le dice. Apparenza di quel luogo cimiteriale, le parla di morte e poi anche ecco, di, un di un ulteriore dramma, quello di un corpo trafugato. Eppure la fede e la speranza la muovono a credere che c'è qualcosa di più, uh -huh. che proprio lì c'è una persona viva che trasmette vita. Quindi la sana testardaggine forse è quella che deve caratterizzare anche di più noi cristiani nella nostra relazione con il Signore, cioè saper rompere ecco, quella crosta costituita da tanti pensieri, da tutto ciò che tante volte l'apparenza, il mondo sembrano consegnarci per andare al di là e permettere dunque questo contatto vivificante con Gesù. Mi piace perché ci ha aiutato ad entrare nel concreto di Maria Maddalena attraverso Ovviamente anche le parole di Papa Francesco, caro Don Giovanni. E allora io voglio ringraziarti. Avrei dovuto farti un'altra domanda, però il tempo corre. Mi prendo questa libera licenza di chiederti, davvero, in 30 secondi: allora, tra le tante figure che Papa Francesco ci ha indicato in preparazione al prossimo giubileo, di avere un occhio di riguardo anche per Maria Maddalena, che oggi in qualche modo la Chiesa ci. Può come esempio in vista appunto di questo Anno Santo che comincerà tra pochi mesi, sì, esattamente. Maria ci aiuta a riflettere sulla speranza. Su una speranza potremmo dire che non è semplicemente un vuoto ottimismo. Tante volte crediamo che la speranza sia semplicemente sorridere di fronte ai problemi, ma la speranza invece ci rende operativi come Maria, ecco, che non è ferma, non è rinchiusa nella sua casa, ma si muove, corre al sepolcro. Allora potremmo dire che la speranza in qualche modo ci impegna nel mondo, ci dice che da noi dipende la possibilità di cambiarlo, quella goccia ecco, nell'oceano che fa la differenza. E dunque ciascuno di noi, mosso dalla speranza, può contribuire al bene di tutti. Grazie, grazie Don Giovanni per essere stato grazie. con noi. Ti abbraccio davvero di cuore e speriamo di rivederci e risentirci presto. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi, buona festa di Santa Maria Maddalena. Grazie, grazie Don Giovanni Frisena, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Foggia a Bovino. Adesso ci fermiamo per la pubblicità. E continuiamo la nostra diretta, andiamo dall'altra parte dello studio per gli ultimi aggiornamenti con Maria Pia Picciafuoco. Sì, adesso parliamo di Europa, delle istituzioni europee rinnovate appunto recentissimamente. È confortante vedere gli effetti di dinamiche democratiche in base alle quali sono state confermate ad ampia maggioranza due figure come Roberta Mezzola alla presidenza del Parlamento europeo, vi ricordo, e Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Congratulazioni con loro e con le istituzioni. Avete capito che sto facendo una citazione. La citazione è del presidente italiano della Commissione degli Episcopati dell'Unione europea. Signor Mariano Crociata. Avete anche da vedere il sito, come c'è, dove ci sono tantissimi contributi, contenuti interessanti. Io ovviamente mi concentro su questo elemento chiave perché la collaborazione tra queste istituzioni non è certamente una novità e però bisogna sentire la reazione anche immediata. Siamo speranzosi, dice Crociata, che l'esperienza maturata dalle due figure apicali le renda più determinate. Nell'agire nelle questioni cruciali che l'Europa, o l'Unione Europea per meglio dire, si trova ad affrontare in questo frangente piuttosto complesso. È un frangente, eh, ovviamente, in cui sappiamo che il dibattito tra i colti, eh, mh, di quanto oh, purtroppo si conti sempre meno. Uh, quasi quasi stiamo diventando il vaso di coccio come unione europea in mezzo ai vasi di ferro di Manzoniana Memoria, però naturalmente come scrive appunto il presidente della comece Crociata, come chiese e come cittadini ci stanno a cuore i temi e i problemi su cui si gioca il cammino europeo e il destino dei nostri popoli: unità, democrazia, pace, sostenibilità, migrazione e asilo e poi tanti altri temi, ma io mi riallaccio proprio a quell'espressione e asilo perché eh, attraverso l'agenzia Agi voglio rilanciarvi anche eh, un'importante presa di posizione, non solo documentazione eh, di quanto siano conculcati i diritti fondamentali proprio riguardo ai migranti. Una serie di video raccolti dal movimento auto-organizzato Refugee in Libia documentano le violenze e le torture subite dalle persone migranti catturate in male dalle milizie libiche e dalla Guardia nazionale tunisina come spiega mediterranea saving humans sono stati inoltrati tutti questi video alla commissione delle nazioni unite per i diritti fondamentali ma anche al presidente della repubblica sergio Mattarella si tratta di eh, situazioni avvenute il 17 luglio e il 9 luglio in precedenza e quindi le deportazioni di decine di persone migranti nel deserto eh, dopo appunto anche ehm, essere state ammanettate e picchiate per ore nel porto tunisino di Sfax, sono documentate nel deserto senza acqua né cibo, davvero terribile. Noi continuiamo spesso a non voler vedere, a non voler sentire, e invece è necessario. Prima di darti di nuovo la linea, Leonardo, l'aggiornamento che oggi proprio Kamala Harris, che secondo molti sarà colei che appunto andrà poi. A sfidare donald trump per la casa bianca ed è attuale vicepresidente in carica naturalmente eh, parlerà proprio tra poche ore però il discorso era già previsto non è un fuori programma sarà al south loan della casa bianca ora locale 11.30 quindi c'è parecchio tempo ancora per noi circa otto ore in occasione di un evento sportivo che celebra le squadre del campionato della National Collegiate Athletic Association. Sarà la prima apparizione pubblica, ovviamente, da quando Biden ha uh, annunciato che si ritira dalla corsa. Quindi, occhi puntati su questo evento sportivo ma per motivi molto più importanti dello sport. A te. E a proposito di eventi sportivi siamo entrati nella settimana eh, preparatoria ai giochi olimpici perché venerdì la fiaccola arriva a Parigi e cominceranno ovviamente i giochi. Ieri anche Papa Francesco all'Angelus tra poco ascolteremo ha voluto far pervenire oltre al messaggio ovviamente che già nei giorni scorsi abbiamo citato eh, rivolto all'arcivescovo di Parigi, ma nel corso dell'Angelus ha voluto ecco rivolto un ulteriore appello eh, a reti unificate potremmo dire così eh, relativamente appunto a questo appuntamento ehm, di eh, parigi che si sta per avviare voglio approfittare regia qualche istante se riusciamo per condividere alcune foto che sono arrivate al nostro numero di telefono whatsapp 331 737 8033 eh, vediamo se riusciamo a, a far vedere ehm, gli scatti Partendo da questo, ecco, grazie dalla regia, ehm, questo proveniente da Milazzo, dalla Sicilia, Giuseppina ce lo invia, poi ancora proseguiamo con Federico che ci invia questo scatto della cattedrale Santa Maria Annunziata di Anagni. Eh, grazie, grazie Federico, anche per ovviamente averci riassunto in pochissime righe, che non sto qui a um, ripetere quella che è la storia di questa città um, importantissima, Anagni. Ancora, proseguiamo con Teresa eh, che ci invia questo scatto da Palermo. Oggi il sole si nasconde, grazie mille. Ancora Vittorio con questa foto del santuario di Mellana della medaglia miracolosa. Siamo in provincia di Cuneo. Ancora, eh, proseguiamo con Giuseppina questa foto della chiesa madre di Miramà, Marsiglia in Francia. E chiudiamo con le belle di notte di Edda che ci arrivano dall'Emilia Romagna, siamo a Bologna. Grazie, grazie per i vostri scatti, ehm, contenti di averli condivisi. Adesso ci mettiamo all'ascolto di Papa Francesco come facciamo ogni lunedì con l'Angelus, poi andiamo in pubblicità e a seguire le riflessioni di Don Francesco Armenti. Il Vangelo della odierna narra che gli apostoli ritornati dalla missione si radunano intorno a Gesù e gli raccontano quello che hanno fatto. Allora lui dice loro venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. La gente però capisce i loro movimenti e quando scendono dalla barca Gesù trova la folla che lo aspetta, ne sente compassione, e si mette a insegnare. Dunque, da una parte l'invito li a riposare e dall'altra la compassione di Gesù per la folla. È <coughs> molto meno fermarsi a, a riflettere sulla compassione di Gesù. Sembrano due cose inconciliabili. Gli invito a riposare la compassione, invece vanno insieme. Riposo e compassione. Vediamo. Gesù si preoccupa della stanchezza dei discepoli, forse sta cogliendo un pericolo che può riguardare anche la nostra vita, il nostro Apostolato, quando ad esempio l'entusiasmo nel portare avanti la missione o il lavoro così come il ruolo e i compiti che ci sono affidati ci rendono vittime dell'attivismo. E questa è una cosa brutta, troppo preoccupati della cosa da fare, troppo preoccupati dei risultati. E allora succede che ci agitiamo, perdiamo di vista l'essenziale, rischiando di esaurire le nostre energie e di cadere nella stanchezza del corpo e dello spirito. È un monito importante per la nostra vita, per la nostra società spesso prigioniera della fretta, ma anche per la Chiesa e per il servizio pastorale. Fratelli, sorelle, stiamo attenti alla dittatura del fare. E questo può succedere per necessità, anche nelle famiglie, quando per esempio il papà per guadagnare il pane è costretto ad assentarsi per lavoro, dovendo così sacrificare il tempo di de dedicare la famiglia. Spesso escono al mattino, presto, quando i bambini stanno ancora dormendo e tornano tardi la sera quando sono già a letto e questa è un'ingiustizia sociale nelle famiglie papà e mamma dovrebbero avere il tempo per condividere con i figli per far crescere questo amore questo amore familiare e non cadere nella dittatura del fare pensiamo cosa possiamo fare per aiutare le persone che sono costrette a vivere così. Nello stesso tempo il riposo proposto da Gesù non è una fuga dal mondo, non è un ritirarsi nel benessere personale, al contrario, di fronte alla, alla gente smarrita, Egli prova compassione. E allora dal Vangelo impariamo che queste due realtà, riposo e compassione, sono legate. Solo se impariamo a riposare possiamo avere compassione. Infatti è possibile avere uno sguardo compassionevole che sa cogliere i bisogni dell'altro, soltanto se il nostro cuore non è consumato dall'ansia del fare, se sappiamo fermarci e nel silenzio dell'adorazione ricevere la grazia di Dio. Perciò cari fratelli e sorelle possiamo chiederci. Io mi so fermare durante le mie giornate, so prendermi il momento per stare con me stesso, stare con il Signore, oppure sono sempre presso della fretta, presso dalla fretta, la fretta per le cose a fare. Sappiamo trovare un po' di deserto interiore in mezzo ai rumori e alle attività di ogni giorno? La Vergine Santa ci aiuti a riposare nello Spirito anche in mezzo a tutte le attività quotidiane e ad essere disponibili e compassionevoli verso le altre. Voglio raccontarvi una storia, un'esperienza vissuta da me e da un amico, anzi da più amici. Avevamo, perché a me ora questo amico è nel cielo, è con Gesù, è con la Madonna. Un amico che eh, dopo un periodo brutto della sua vita, in cui ha perso la moglie, ha perso i figli, ha perso il lavoro, ha perso tutto, non credeva aveva perso la fede certamente eh, noi cercavamo di essere vicino ma poi un nostro amico lo portò in un noto santuario dove un eh, noto santuario lo dico Meggiugorie <ride> a proposito parleremo anche di Meggiugorie in questo mese lo portò a Megugorie. Andò la prima volta, non era mai andato e poi se ne tornò ancora più deluso di prima. E quando io chiesi "Ma perché a Megugorie tu non ti sei liberato? Tu non hai donato il tuo cuore a Gesù, alla Madonna?". Dico "Lì tanta gente cambia vita". Lì, ma potremmo dire anche a Lourdes, a Fatima, potremmo dire in tanti posti dove la Madonna è apparsa e dove la Chiesa ha riconosciuto queste apparizioni. E lui mi disse: ti devo dire la verità, troppi rosari, troppi rosari, troppi rosari. E io capii che eh, aveva bisogno di tornare a. Meggiugorie e gli dissi: Senti, adesso vivi tranquillo un po' di tempo. Dopo circa un anno tornammo, andai anche io con lui. E francamente ha partecipato anche con me alla recita del Rosario. Ma ricordo quella volta, per me era anche la prima volta che io andavo a Meggiugorie, ricordo che io me lo portai con me. Sull'altare e quell'anno c'era il raduno dei giovani di tutto il mondo perché c'era un anniversario che adesso no, non ricordo quale qual anniversario fosse, eh, eh, cioè quale anno, era comunque l'anniversario delle apparizioni della Madonna. e Partecipammo all'adorazione Eucaristica, io ce l'avevo di fronte a me. Lui a un certo punto, io ho visto, scoppiò a piangere. Passò la serata, tornammo dal viaggio e, dopo circa un mese, mi venne a trovare. Mi disse che lui quella sera aveva sentito la carezza della Madonna e aveva, era tornato alla fede. Io dissi, e come mai i rosari ti, ti hanno fatto allontanare? disse. Sai che cosa mi ha, mi ha toccato il cuore quella sera? Vedere tutti quei giovani in silenzio dinanzi a Gesù Eucaristia in ginocchio, oltre 30.000 giovani in silenzio e non volava una mosca, e quel silenzio mi ha buttato giù e mi ha spogliato di tutte le mie paure. Ecco come Maria. Può farci tornare o può farci conoscere Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Queste altre repliche del programma di Don Francesco Armenti le trovate sul nostro canale YouTube, adesso siamo giunti al termine del nostro stare insieme, ci diamo appuntamento a domani subito dopo la messa delle 7.30. A tutti voi un buon proseguimento di giornata e una buona settimana.